Le reliquie sono state accolte a Miglionico, in piazza Castello, dove in corteo e con una processione hanno percorso alcune strade arrivando alla chiesa madre di Santa Maria Maggiore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dopo un momento di preghiera, il parroco Don Giuseppe Tarasco ha dato la parola a Irene Gaeta, che ha rivolto un suo saluto a tutti i presenti. Subito dopo c'è stata una solenne celebrazione eucaristica animata dal coro parrocchiale con bellissimi canti.
Durante la Santa Messa sono state presentate tutte le intenzioni di preghiera dei fedeli e dei loro cari, specialmente per i malati. Un particolare pensiero è andato a Don Marino Bruno, che la mattina ha avuto un malore, e poi il ricordo del suggestivo incontro avvenuto sempre nella mattina di oggi con i detenuti rinchiusi nel carcere di Matera, che si sono commossi nel vedere le reliquie di San Pio e nell'ascoltare la testimonianza semplice di Irene, che ha rivolto loro un augurio di pace e speranza. E poi l'incontro nella questura, dove si è tenuto un altro momento di preghiera alla presenza del questore Gianfranco Bernabei e il personale numeroso, oltre ai componenti del comitato antiracket di Montescaglioso. Anche a loro Irene Gaeta ha offerto un messaggio di gioia e amicizia. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo.
e poi una intensa adorazione eucaristica ha coinvolto tutta la popolazione. Thank you.